en passant, ma lei ci ha dato una notizia importante, ha detto che farà un'iniziativa a Napoli, in Campania e in altre città d'Italia, ma mica è un correntone. Sì, 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 avremo modo di parlarne nei prossimi giorni, quindi non vi tolgo la sorpresa, quindi entro il mese di ottobre faremo una bella campagna iniziativa. Ho fatto, diciamo, 5-6 mesi di training autogeno, di meditazione buddista. E poi devo parlare, mica potete immaginare che sto... parlo. Anche perché, diciamo, abbiamo problemi seri davanti a noi, davanti all'Italia, che sono le cose che dovrebbero interessarci, non le idiozie a cui si appassiona qualche imbecille. Perché non faccio nomi? Perché c'è una tecnica che io ho richiamato, richiamando una poesia di Trilussa, che vi ripeto anche questa sera. La poesia di Trilussa era «La lumachella della vanagloria», sono due versi. «La lumachella della vanagloria, che era strisciata sopra un obelisco, guardò la bava e disse: già capisco che lascerò un'impronta nella storia». Cioè c'è gente che è assolutamente inconsistente, ci sono degli autentici imbecilli che pensano di litigare con me per darsi un'importanza e avere qualche titolo di giornale. Chi è imbecille? Imbecille rimane due volte se litiga solo per farsi pubblicità. Mourinho, ai tempi d'oro di Mourinho, diceva: chi vuole farsi pubblicità con me mi deve pagare. Allora, quando ci sono queste cose sgradevoli e indegne di un partito civile, dove il segretario, io ho fatto per 10 anni il segretario della federazione, i cafoni non parlavano nelle iniziative di partito, cafoneria zero, anche perché ovviamente il nostro problema non sono queste beghe, il nostro problema è creare un'alternativa al governo dell'Italia. Noi oggi siamo in grado di offrire un'alternativa al governo dell'Italia, così come siamo combinati come classe dirigente e come chiarezza programmatica e come alleanze politiche. Quando tante volte polemizzo con esponenti di governo e mi trovo a parlare con esponenti del mondo imprenditoriale, della società civile, del mondo intellettuale, dell'università, la domanda finale è sempre la stessa: ma l'alternativa che voi offrite qual è? Ed è complicato rispondere per come stiamo combinati oggi, quindi dovremmo cercare di costruire le condizioni per essere un'alternativa credibile e per essere partito democratico, non la lotta continua, che è un'altra cosa, partito democratico, che è un'altra formazione politica. Perché ci sono alcuni che hanno perso per strada il senso del Partito Democratico. Se dovevamo costruire una forza politica, diciamo, radicale di sinistra, ecco, che ci riscalda il cuore, bandiere al vento, e poi ci lascia nella totale impotenza, e c'era bisogno di fare il Partito Democratico. Avevamo almeno quelli che vengono dalla mia tradizione, che non vengono dalle sagrestie, ma vengono dalle lotte operaie, contadine, da qualche arresto per le lotte contadine. Avevamo un partito che si chiamava Democratici di Sinistra. E una decina di anni fa è stata fatta un'altra operazione politica, perché si erano scomposte le classi sociali, c'era una crisi delle grandi ideologie, il mondo era attraversato ovviamente da nuove tecnologie che hanno cambiato tutto, c'era la globalizzazione. E dunque si tentava una grande operazione politica alla quale io credo e che credo sia indispensabile per governare l'Italia, e cioè tentare una sintesi fra il cattolicesimo democratico, la sinistra riformista, il mondo laico, liberale, riformista, non mettere assieme le cose, ma tentare una sintesi culturale a partire da un'analisi aggiornata delle società contemporanee e della società italiana in modo particolare. Questo significa fare il Partito Democratico. Se dobbiamo fare lotta continua, facciamo un volantino al giorno, ci mettiamo a gridare, bandiere al vento, dopodiché a governare l'Italia saranno gli altri, non saremo noi.